Benvenuti a Detto Fatto. Io sono Valentina ed oggi con me c'è mio figlio grande che si chiama Michele. Allora, insieme costruiremo un portamonete utilizzando i fondi delle bottiglie di plastica. Come primo passaggio dobbiamo tagliare il fondo delle bottiglie in questo modo. Rimediati i due fondi di bottiglia, adesso dobbiamo unirli sovrapponendoli e al centro mettiamo una chiusura a cerniera in modo da creare l'apertura per il nostro portamonete. Allora, adesso incolliamo la nostra chiusura. Dai, fallo tu. Una volta incollata la nostra chiusura a cerniera, adesso creeremo il nostro portamonete a forma di ranocchio. Vero, Miki? Sì. Allora, vogliamo costruire gli occhietti? Sì. Ok. Allora, facciamo due cerchi con la gomma crepla. E attacchiamo sopra questi due cerchietti, questi occhi. Adesso li applichiamo sul nostro portamonete. Questo è il nostro portamonete a forma di ranocchio, realizzato da me e mio figlio Michele. Inseriamo all'interno le monetine e lo chiudiamo. Voi potete creare qualsiasi tipo di animale con i fondi di bottiglia. Noi abbiamo scelto il ranocchio. Provateci anche voi. Bene, allora vi aspettiamo alla prossima puntata di Detto Fatto!